Buonasera a tutti, buon lunedì e bentornati a questa puntata di Dopotutto. Oggi parleremo di un argomento, o meglio, di più argomenti interessantissimi, anche perché lo faremo in compagnia di giovanissimi che hanno una grande propensione verso quella che è la riflessione sull'attualità ma anche direi i ragazzi che si sono avvicinati molto alla filosofia e non solo ma vi spiego tutto tra pochissimo, intanto presento i miei ospiti quest'oggi a partire da Nino Dusanio, benvenuto, presidente di Ipsis, associazione di promozione sociale e culturale e con lui naturalmente una schiera di ragazzi a partire da Lorenzo Onorato, benvenuto, Maria Stanchieri Filippo Di Giacinto, Lorenzo Consorti, benvenuto, e Jacopo Trivelli. Eccoli qui, sono loro i protagonisti di questa puntata che eh, oggi ci racconteranno anche di una bellissima esperienza che hanno avuto in, insieme al filosofo, eh, scrittore, come definire questa grande personalità, Umberto Galimberti. Dunque, Nino De Osanio, perché questi ragazzi sono qui oggi? Perché ci è tenuto tanto ecco, che fossero loro i protagonisti di una nostra puntata? Eh, beh, sono qui perché prosegue il discorso che l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Ipsis si propone, e cioè quello di dare spazio e voce ai giovani. D'altra parte l'anno scorso ci siamo incontrati anche con un altro gruppo di ragazzi. Eh, Quest'anno il discorso prosegue. Eh, noi da qualche mese, dopo l'inizio dell'anno scolastico, ci siamo incontrati nella sede dell'associazione oppure in alcune salette del teatro comunale che l'ACS ci ha messo a disposizione e abbiamo iniziato con una... mettendo sul tavolo una serie di tematiche particolarmente attuali, particolarmente urgenti. Poi insieme abbiamo scelto alcune di queste tematiche e ognuno di loro poi ha approfondito la tematica dando una sintesi per quello che doveva essere l'incontro con Galimberti. Però io ci tengo a sottolineare che dicevo loro spesso che Galimberti non era il fine, era un mezzo per realizzare un nostro obiettivo, che è quello di stare insieme, di affrontare temi importanti oggi, però mh, vivendo loro soprattutto un periodo molto particolare. Su questo periodo molto particolare ci sarebbe molto da... Discutere, e approfondire, sì. però eh, loro ne sono 6-5 eh, perché manca Giordana Puritani che era impegnata a scuola in un'interrogazione. E quindi eh, se parliamo di spazio ai giovani, la parola ai giovani diamo la parola ai giovani, poi eventualmente se ci sarà qualche scambolo finale parleremo di questo periodo molto particolare che stiamo vivendo. Perfetto. Quindi la parola, eh, lo spazio. La parola lo, ai giovani che tra l'altro lo meritano voi. perché sono stati straordinari. Credo, vabbè, non dico molto più di Galimberti, ma quasi. Sono assolutamente contenta infatti di questi ragazzi perché ho avuto modo di intervistarli, di sentirli parlare anche in presenza di Galimberti e davvero sono ragazzi eccezionali, molto preparati, ragazzi seri. Diciamo così, sono quei, quei ragazzi che ogni mamma vorrebbe, eh, perché li vede così seri, ma anche allo stesso tempo come dire ragazzi che devono essere tali, ma anche ecco, con quel qui in più, mm, mettiamola così. Scusami eh, Lorenzo, giusto? Sì. Perché mm, no, Lorenzo Consorti, perché stai ridendo eh. dicendo che chi dei due rideva? Eh, eh? Allora, appena si Grazie. Appena si è detto ogni figlio che ogni mamma vorrebbe, subito i colleghi qui mi hanno preso in giro dicendo Perché forse non tutti quanti i cinque. C'è l'unico forse che... A quanto pare, secondo loro sì, penso Ma che no, mamma Assolutamente, sono sicura che tutti i vostri genitori sono soddisfatti di voi. Comunque, detto questo, cominciamo, partiamo, andiamo in ordine. Partiamo da Lorenzo Onorato. Dunque Lorenzo, anche tu come i tuoi eh, amici hai avuto modo di poter rivolgere alcuni giorni fa in una bellissima iniziativa sì. al Teatro Comunale, alla presenza di Umberto Galimberti, alcune domande per ottenere poi delle risposte. Qual è stata la tua domanda? Qual è l'argomento che hai voluto affrontare e perché? Allora, in virtù del tema della conferenza, in generale la parola ai giovani, tutte le nostre domande hanno avuto in comune la caratteristica di, essere, di toccare argomenti vicini ai giovani. Quindi, oltre all'attualità, erano tematiche che potevano interessare ai giovani. E, infatti, la mia domanda parte proprio dai social network, dal mondo dei media, dell'informatica, e riguarda la bolla dei contenuti. Allora, la bolla dei contenuti è una um, caratteristica prettamente... Um, tipica dei, eh, del mondo dei social, quindi del mondo dell'informatica, ma può essere tradotta nel mondo di tutti i giorni, insomma in quello che viviamo continuamente, come l'atteggiamento delle persone normali, di circondarsi solamente di un microcosmo fatto dai, dai propri interessi, da ciò che, piace, da che eh, ci piace, ed escludere ciò che non ci piace. E, questa domanda diciamo, ha stimolato la, la critica di Galimberti al, al mondo moderno, all'informazione, ma soprattutto al modo in cui ci mettiamo in relazione con, le, con, con gli altri oggi. E la sua risposta um, è stata principalmente una proposta al dialogo: cioè, um, ha detto che il modo per cui si può evitare la bolla dei contenuti è parlare con gli altri, cercare di uscire di rompere la bolla dei contenuti attraverso la ricerca del diverso. E quindi anche, o, parallelamente al dialogo, anche eh, la conoscenza. Bisogna essere colti, dotti. Questa è la risposta del, del professore. Ti è soddisfatto? Sì, sì, è stato soddisfacente. Tu usi social network? Eh, sì. Cioè, Tanto, poco o giusto? <ride> è una domanda un po' così, come faccio a misurare? E comunque io ritengo di usarli poco, diciamo che eh, non ho facebook sul telefono eh, anche se sono iscritto eh, quindi oppure non sono iscritto da altri altri instagram e quindi diciamo non ritengo di usarli eccessivamente però cioè, non toglie che io non possa essere all'interno di una bolla dei contenuti e quindi devo diciamo, sforzarmi di, di rompere questa bolla assolutamente sì bravo bravo lorenzo onorato passa il microfono a maria stanchieri anche per te è una bella esperienza immagino quella con galimberti tu dove ti sei orientata sì. Allora, diciamo che io faccio il liceo classico tradizionale, quindi ho un approccio un po' più classico. Al, al mondo moderno, infatti non mi ci trovo particolarmente bene. Quindi la mia domanda è stata appunto sulla verità ai tempi della post-verità. Partendo da Platone, passando da Nietzsche, una riflessione sulla filosofia eh, fino ad arrivare ad oggi è appunto un'epoca delle percezioni, un'epoca di statistiche sballate, di, eh, di verità alternative, di false credenze. Quindi la mia domanda a Galimberti era appunto se sia possibile la verità ai tempi della post-verità. E Galimberti diciamo che mi ha soddisfatto perché, come sempre, è un provocatore, non è un, un, un filosofo politicamente corretto. E secondo me questo è importantissimo, perché le persone non devono sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire. E Galimberti in questo è eccezionale. Tant'è che, come sempre, ha destato quel minimo di scandalo, quel minimo di. È stato così, sì. <ride> è stato così, e, e quindi, sì, la verità è figlia dei tempi. Quindi bisogna diciamo, riuscire a saper distinguere ma anche a saper vivere nei propri tempi. Quindi l'isolazionismo non fa bene a nessuno e sono state considerazioni interessantissime importantissime, e importantissime. Come si fa a vivere questo tempo, anche per voi che siete così giovani, però allo stesso tempo anche molto eh, studiosi, molto eh, vicini alla realtà? Beh, questa è una domanda difficilissima, però secondo me eh, si vive nei, nei tempi moderni quando si impara ad osservare. Quando evita, ci si evita, diciamo che i giovani si alienano un po' troppo, entrano in delle dimensioni proprie e, e vedono il mondo solo in riferimento appunto a quello che, che riguarda loro, quindi in questa bolla di contenuti. Il, il discorso è appunto rompere la bolla, rompere i muri, dialogare, capire che questa società, in questa società abbiamo un valore e quindi è, è importante mh, metterci in gioco. I giovani non, non credono nel proprio valore e questo è sbagliato. E quindi sapersi relazionare perché serve a qualcosa appunto. Beh, insomma, riflessioni molto profonde, quelle di, di Maria Stanchieri. Bene, bene, sono veramente orgogliosa di sentire questi giovani perché purtroppo, mamma mia, la maggior parte di loro è vero, Nino, sono un po' superficiali. Io lo dico sempre, loro ehm, mi piacerebbe che i giovani di oggi per un giorno solo potessero vivere l'adolescenza. Che ho vissuto io, che hai vissuto Nino, cioè quell'adolescenza che era fatta da, soltanto dal telefono di casa, era l'unico mezzo di comunicazione extra, altrimenti ci si vedeva, ci si incontrava, era tutta un'altra storia, era tutto un altro modo di vivere. E sinceramente, io credo che, anche se adesso può essere più bello con Facebook, Instagram, tutti questi mezzi, WhatsApp, messaggini e quant'altro, è più comodo tutto, però devo dire. Si viveva meglio, anche la ricerca scolastica non si faceva con Google, no? Ma si faceva tutti insieme in biblioteca, era un'altra storia, era veramente molto meglio. Io se potessi tornerei indietro nel mondo, insomma, li farei vivere come si viveva una volta, ritengo che sia più salutare. Fatto io che non si può fare. Aspetta che ti passo il microfono. Eh, Passa il microfono un attimino a Nino che vuole intervenire, prego. Il fatto è che non si, sarebbe bello ma non si può tornare eh no. indietro, anzi sì purtroppo, no purtroppo eh, la storia è questa, si va avanti e allora quello che si dovrebbe cercare di cogliere è proprio l'aspetto dell'oggi e del, di quello che accadrà domani. E in fondo in fondo il fine, il tema così di questi incontri è quello, ecco, si parlava di giovani, eppure i giovani hanno bisogno di, hanno tutti un interruttore. E se questo interruttore si muove, allora i giovani sono capaci di fare grandi cose. E, però bisogna muovere l'interruttore. E eh, oggi in modo particolare ci troviamo non in un periodo di crisi, perché ci si ostina a parlare di crisi. Eh, questo è un periodo estremamente particolare che è un grande passaggio epocale. Però adesso questo andiamo su un altro un tema un po' più lungo e diamo spazio ai giovani eh, Filippo, Filippo, eh, se ne, ne, ne parliamo dopo la filosofia se sì, ne facciamo te. ne parliamo dopo Filippo di Giacinto intanto liceo scientifico Albert Einstein ok allora, eh, allora. <ride> è sempre sorridente è vero Filippo sì, è qui, ma sta forse pensando a un'interrogazione che deve fare fra un'ora. Oh, <ride> ma no, assolutamente sarà giustificato dall'insegnante perché per una buona causa ha dovuto partecipare a una trasmissione televisiva. Dunque, intanto che interrogazione hai? Eh, italiano. Italiano, e ti vedo preoccupato. No, no, no. no. Sono beh, la trasmissione andrà in onda alle 21, tu considera questo oh, beh, e beh, quindi l'interrogazione sarà, sarà passata. Mm? Va bene, dunque. E eh, qual è l'argomento di italiano su cui verrà interrogato? è eh, eh, vario. A partire dal purgatorio di Dante, ah, no, va Parini. Hai studiato, sì, per forza, assolutamente sì. Ci mancherebbe se dovessi andare a l'interrogazione, è colpa dell'insegnante, è vero? <ride> va bene, scherziamo anche un po'. Dunque, Filippo, come è andata con Galimberti? Quale domanda hai voluto rivolgergli? Allora, eh, prima domanda, come è andata? È andata benissimo, eh, sia per la reazione che ha avuto il pubblico, per come l'hanno vissuta, per come l'abbiamo vissuta noi. E perché anche Galimberti penso sia stato contento di vedere che comunque eh, qualcosa si muove. La mia domanda in particolare riguardava eh, il, la realtà che mh, riguarda il futuro del nostro lavoro, il futuro che proprio riguarda noi, del, dei lavori eh, che ci saranno o non ci saranno nel futuro. In particolare. Eh, mh, eh, si partiva con un parallelismo tra eh, la prima rivoluzione industriale e i giorni d'oggi in cui venivano messi a confronto i macchinari che toglievano lavoro una volta eh, agli operai agli, agli algoritmi dei giorni d'oggi sì. <ride> i tanto citati luddisti ormai i ragazzi qui hanno la testa piena dei luddisti, parlo sempre dei luddisti perché questi luddisti ti, ti eh, danno eh, No, foto perché i luddisti sono eh, considerati universalmente eh, con uno stereotipo malvagio, cioè eh, erano cioè, quegli operai che eh, distruggevano gli, i macchinari che degli a poco gli avrebbero tolto il lavoro. Quello che però eh, almeno nella mia, nella mia riflessione, ho voluto sottolineare il fatto che effettivamente loro si erano accorti che eh, le questioni non sarebbero andate proprio benissimo. Infatti, come i macchinari toglierono lavoro a loro, gli algoritmi oggi eh, toglieranno lavoro a noi. In che senso? Beh, è ovvio che quando c'è un algoritmo super intelligente, super smart, che sa fare tutto quanto meglio di te, è ovvio che ti viene naturale cedergli il comando e quindi ci dovremmo adattare in altro modo. Ovviamente, la, una, una cosa che aleggia su questa situazione è il fatto che non viene mai eh, citata, trattata, discussa da nessuno. Quindi, noi sappiamo che la tecnologia è padrona, noi sappiamo che eh, l'avanzamento tecnologico, comunque, avrà il sopravvento, come dicevo appunto nella domanda, però, non ci rendiamo conto di quanto questo sopravvento possa essere. Deleterio probabilmente no, quanto possa essere grande, quanto grande. possa essere ingestibile. Infatti, eh, come nella risposta di Galimberti, lui ha una visione abbastanza pessimistica. Eh, quindi, secondo lui, la tecnica ormai ha preso, ha preso il controllo, ormai noi siamo il mezzo della tecnica, ormai non noi pensiamo di avere ancora il controllo della nostra macchina. Ma la realtà è che se noi pensiamo, che dare il controllo a un algoritmo sia più conveniente che avere il controllo a noi stessi allora sì che la tecnologia ha preso il comando ovviamente poi è una questione di punti di vista cioè il punto di vista che l'inverti può essere non condivisibile ovviamente un'altra persona può pensare che saremo in grado di gestire meglio le nostre risorse e così via certo. o, però ovviamente eh sì. Del resto è eh, notizia anche di pochi giorni fa eh, di robot che sostituiranno tanti operai che riescono a fare in poche ore ciò che un operaio farebbe in sette giorni, quindi è normale che poi un domani ci saranno queste situazioni e la preoccupazione è sul futuro ecco, di tante persone che giustamente poi avranno meno. Il lavoro si pone, però, come per i social e quant'altro, come dicevamo con Nino, la realtà è questa: bisogna affrontarla e cercare appunto soluzioni alternative a questa modernità che avanza un po' troppo velocemente. Anche la tecnologia. Bene, è il momento di Lorenzo. Consorti, sì, Lorenzo, dunque. Allora, eh, io con il professor Galimberti ho parlato di un altro argomento di stringente attualità. Principalmente si è parlato di Europa quindi la possibilità di costruire un futuro per il nostro continente, libero da tutti i nazionalismi, gli idealismi e tutti i conflitti, partendo dalla consapevolezza che noi conosciamo quali sono stati i nostri errori. E quindi la storia, il vento della storia in cui parlo nella domanda. Ovviamente è una domanda politica e allo stesso tempo filosofica. In realtà politica e filosofia non dovrebbero mai essere troppo lontane, anche se forse oggi non è quello che accade. Eh, la risposta del professor Galimberti tuttavia non è stata una risposta troppo ottimista, lui non crede in un futuro migliore di, di quello in cui viviamo oggi appunto per questa sopraffazione della tecnica, per questo, per questo materialismo che comunque in, in qualsiasi modo che sia nel campo della tecnica appunto che sia nel campo del, del lavoro, della uh, tecnologia domina. E... Principalmente questo è stato un momento anche particolare e suggestivo in quanto si è partiti dal provare a immaginare un'immagine che è quella appunto del, dell'Europa di notte, fotografata dal, da una stazione spaziale internazionale, quindi che appare tutta illuminata come un blocco unico. E eh. quindi questo ti ha. È quindi, no, e quindi insomma, la metafora come se veramente si potessero eliminare i confini che dividono. L'Europa, e quindi eh, come geograficamente non, non esistono questi confini. Galimberti eh, lo avete sottolineato in più di un'occasione: è abbastanza pessimista nella sì. sua visione del mondo. Questo vi aiuta a riflettere maggiormente? Vi preoccupa? Vi, eh, come dire, vi destabilizza? Beh, eh, da ragazzo preoccupa ovviamente perché insomma, è sempre una persona che ha vissuto più di noi, che evidentemente ne sa più di noi, quindi. Sapere che l'idea del futuro è un'idea pessimista, un ottimista, certo non fa piacere, tuttavia non penso che anche qui, come tutti quanti i miei colleghi, ma anche tutti quanti i ragazzi, ci sia un, un ottimismo che è tipico giovanile, che credo sia giusto e sia doveroso, insomma, non si può guardare avanti senza ottimismo. Ci vuole l'ottimismo, passiamo il microfono a Nino che ha bisogno di intervenire. Eh, sì, ci vuole ottimismo, eh, io mi trovavo anche a parlare successivamente quando ci siamo incontrati con... Eh, Galimberti, perché nei nostri incontri così era inizialmente in previsione un professore che è diverso, Luciano Floridi, che insegna Oxford, filosofo anche lui, giovane però. E allora qui stiamo parlando di bolla di contenuti, di narrazioni. Galimberti porta la sua narrazione. Se fosse venuto Luciano Floridi la narrazione sarebbe stata completamente diversa. Completamente diverso di fronte a questo al pessimismo così di Galimberti, Luciano Floridi avrebbe risposto c'è bisogno di un disegno. Noi abbiamo timore della tecnologia, la tecnologia ci spaventa, la tecnologia ha dei rischi enormi, ma per il semplice motivo che non riusciamo a dare un disegno alla tecnologia. Ovvero se la tecnologia la lasciamo libera è probabile che ci schianteremo contro un muro. Però, se tutto quello che la tecnologia riesce a fare, noi riusciremo a ordinarla per l'umanità, sarebbe bingo. Esatto. Sono immagini molto diverse dal pessimismo di Galimberti. E giustamente, ogni filosofo ha anche il suo modo di vedere la vita, di vedere le cose. Jacopo Trivelli, dunque, sì. tu hai dato il là eh? a tutta la, la chiacchierata con Galimberti, sei partito tu e riemozionato intanto? Beh, un po' di emozione c'è sempre, più che altro la... Ma se... perché parlare davanti a tutti i tuoi compagni, tanti coetanei? Non è facile? Eh? No, anche se capita qualche occasione, ogni tanto a scuola erano più o meno 700 persone che fa sempre effetto. Ma più che altro un po' di, un po di emozione la sera prima. Poi lì quando si arriva lì ci si tranquillizza sedendosi, arrivando al momento. Bene, tu di che parla, racconta? Ah, io dovevo aprire la, la conferenza, quindi la mia domanda ha avuto un tema più generale delle altre, però ci ha immediatamente introdotti all'attualità. Io ho parlato di tecnologia e, e soprattutto di come la tecnologia ha cambiato, ha cambiato ruolo nella nostra vita a partire da quando è nata fino adesso. All'inizio, nella mia breve riflessione, ho cercato di sottolineare come, come l'uomo abbia iniziato a costruire mezzi tecnologici per supplire a delle mancanze fisiche, come gli spostamenti, coprirsi dal freddo e cose così. Successivamente, però, da, questo, da questa prima fase in cui la tecnologia era completamente al servizio dell'uomo, siamo arrivati ad una fase oggi, tramite lenti passaggi che si sono però accelerati ultimamente con la nascita delle tecnologie digitali. Siamo arrivati ad una fase in cui sembra che la tecnologia non sia più al servizio dell'uomo, ma l'uomo al servizio della tecnologia. Sembra che si siano invertite queste due parti. E quindi ho domandato al. Professor Galimberti, se, se è così, se successivamente, con il, quando la tecnologia progredirà ancora, se potrà arrivare a livello da quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale, cioè da elaborare pensieri logici al pari di un essere umano, a relazionarsi alla pari con noi, se a quel punto, quando saremo arrivati lì, riusciremo a, a gestirla oppure se prenderà completamente il sopravvento su di noi. La risposta è stata: Ecco, la risposta è stata: il pessimismo del professore si era già anticipato, <ride> eh, l'hanno già anticipato tutti, quindi non serve che lo ridica io. La risposta è stata: che ci abbatterà completamente. Saremo completamente abbattuti dalla tecnologia. Saremo completamente secondo abbattuti. Secondo Galimberti, naturalmente. Ovviamente. Secondo il professor Galimberti, è chiaro, certo. Poi le idee del professor Galimberti possono essere più o meno condivise, ovviamente, ma. Eh, Ascoltare una persona del, della cultura di Umberto Galimberti è sicuramente, sicuramente utile, edificante. Certo, comunque poi essere d'accordo o meno cambia poco, nel senso che se sei d'accordo, sei d'accordo, altrimenti si stimola anche il cioè cervello a riflettere e a il capire. Il confronto è sempre positivo in ogni caso. Assolutamente. Ma noi dicevamo, Galimberti, il professor Galimberti è pessimista, ma voi siete ottimisti? Cioè i giovani d'oggi normalmente sono ottimisti, perché invece ho la sensazione che il pessimismo abbastanza regni su di voi, anche avendo modo di, di parlare con giovani della vostra età, non li vedo molto ottimisti. Vediamo un po', facciamo quest'ultima tornata. Riparto proprio io. partendo dall'ottimismo meno, prego. Dall'ottimismo meno. Ehm, noi siamo partiti. L'idea anche della conferenza con Garimberti ci ha dato, ci ha aiutato il fatto che lui abbia scritto un nuovo libro in cui fa la distinzione fra nichilismo passivo e nichilismo attivo. Lui dice che la generazione del nichilismo attivo, cioè quella con, una, con un quid in più di positività, è una minoranza assoluta, un 10% o qualcosa di simile. Eh. È una minoranza, probabilmente. Però e voi la rappresentate tutta, forse? Noi la ra beh, eh, tutti qui, no? <ride> speriamo di no. Speriamo di non essere tutti qui. Eh, la rappresentiamo, speriamo di sì, insomma, pe penso di sì. Io penso Quindi proprio ottimista. di sì. Io ottimista, abbastanza ottimista. Poi certo, troppo ottimismo è sciocco nella situazione, nella situazione che viviamo, però... però moderatamente, ottimista, moderatamente ottimista, mettiamola così. Invece Lorenzo, tu come sei? Ottimista, pessimista e perché in entrambi i casi? Beh, io sono consapevole di una situazione attuale difficile su diversi campi nel nostro paese, però eh, allo stesso tempo non nego che sono fortemente ottimista. Insomma. Questo ottimismo come lo traduci poi concretamente? Eh, con, penso con, con la voglia di fare, penso che... Nonostante sia difficile oggi, magari rispetto ad altri tempi, emergere, fare ciò che piace di più. Eh, tu che vorresti fare da grande nella vita? Da grande? È eh, bella domanda. Insomma. Insomma, Nell'immediato, eh, proseguire gli studi. Eh, per fare cosa? Lettere all'università. Vorresti diventare un insegnante? Magari, una delle strade. Gior faccio giornalismo, adesso poco fa ho fatto l'esame per diventare giornalista pubblicista. Ah beh, siamo colleghi allora, eh. hai visto? <ride> bene, sì. bene. Beh, potresti anche intraprendere un'attività no, giornalistica, no. se vuoi, anche qui a Teleponte, perché no? Eh? Non, eh, non si sa mai. E eh, quindi, io sono ottimista, poi ovviamente per il momento sono ancora, tra virgolette, illuso. Speriamo di non disilludermi troppo presto. Eh beh, ci vuole, ci vuole ottimismo per andare <ride> avanti, altrimenti... Filippo? Ottimista? Pessimista? Se Ott pensa all'interrogazione d'italiano, o pessimista? No, mi no, sembra no. Mai, mai, pessimista, mai. È sempre meglio essere ottimista. Quello che penso è che eh, se la maggior parte delle persone si reputa pessimista è perché eh, è semplice puntare il dito e mh, dire sempre le stesse frasi fatte: ma in Italia non funziona niente, ma eh, il lavoro non c'è. Prima di fallire almeno proviamoci, quello che dico io, almeno cioè, abbiamo io 17, gli altri 18 anni, non lo so, non, non mi ricordo tutti. I consorti 19, però vabbè. Però dici tu, bisogna provare, prima, prima di proviamo, abbattersi. Poi dopo vedremo. E poi vedremo. Va bene. Maria. Io completamente pessimista. Ecco, ci cioè avrei messo la mano sul fuoco. <ride> ma perché nero, non può essere nero. diversamente? Quando ecco, si è portati anche allo studio della le, delle lettere, del, del, del classico, del, della filosofia. È normale che sia così? Mi sarei stupita del contrario. Io ricordo, Nino, al liceo praticamente eh, quasi tutte noi eravamo da psicologo, cioè nel senso perché ti, ti, studiare, è vero? Maria mi, mi capisce cosa voglio dire. Quando si studia a fondo tutti, eh, tutti questi argomenti, eccetera, ti diventa un pessimismo pazzesco. Ci sarebbe stato bisogno di uno psicologo di gruppo. Poi per fortuna finita la scuola, no? È, con l'università si parla di cose un po' più concrete, quindi è finito quel periodo. Prego Maria. Eh, sì, completamente pessimista, anche per i motivi che ha detto lei, sono assolutamente d'accordo. Però diciamo che è un pessimismo. È quel nichilismo attivo di cui parla Galimberti nei suoi libri, nel senso, sì, la realtà di fatti è questa: non possiamo illuderci che sia migliore di quella che è, non possiamo darci false speranze, appunto, non possiamo darci fake news verità alternative che non esistono. Però appunto, l'uomo è dotato di libero arbitrio, quindi siamo qui, facciamo qualcosa. Quindi, nichilismo attivo assolutamente. Però nichilismo. Sempre. <ride> Sempre. Sempre. Sempre comunque. <ride> E infine il nostro Lorenzo Lorato. Mm? Uh, sì, io sono ottimista. Sono ottimista anche in base a quello che dice Galimberti. Galimberti si presenta come un grande pessimista, come il promotore diciamo, del nichilismo, il rivelatore più che promotore del nichilismo. Ma in realtà, spesso, più volte, dice nelle sue conferenze, rivela come tutte le generazioni criticano la generazione successiva, ovvero diciamo, vedono il buio, vedono la decadenza eh, ma dice che in realtà il mondo cambia, è normale che il mondo cambi e le ge generazioni si adattano, è sempre stato così l'uomo ha cambiato, la società è cambiata eh, e l'uomo si è adattato, quindi io sono, sono ottimista, diciamo che poi noi siamo nati in questa realtà, per noi non c'è un, un altro mondo, il mondo non è diverso, il mondo non è quello dei, dei telefoni a casa e, e quindi per noi è normale magari non avere il posto fisso, è normale pensare al lavoro a casa con un computer invece di andare in un film a spostarci spesso e quindi sono ottimista diciamo è tutto a posto è tutto ok deve essere così almeno alla vostra età deve essere tutto a posto e dunque Nino veramente sono ragazzi lo abbiamo detto dall'inizio di questa trasmissione molto in gamba eh, molto riflessivi sono bravi ragazzi è vero è così eh, sono bravi ragazzi e eh straordinari per quello che hanno fatto e per l'incontro che c'è stato con Galimberti. Però torno al motivo per cui l'Ipsis eh, dà spazio e eh, voce ai giovani, perché è fondamentale oggi dare spazio e voce ai a loro, perché tornando a quello che stavamo dicendo prima, parliamo sempre di crisi, 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 in realtà questo non è una crisi, questo è un periodo molto particolare, molto complicato, molto incerto, molto insicuro, perché ci troviamo di fronte a un passaggio epocale. In pratica è finita un'epoca e ne inizia un'altra e questo periodo è particolarmente difficile perché noi siamo nel guado, nel passaggio. Quando durerà questo guado non si sa, però finirà. E il problema, cioè il problema il buono, l'aspetto, diciamo, ecco perché dare spazi ai giovani che questa nuova epoca sarà costruita da loro, saranno loro che costruiranno questa nuova epoca così come la loro la penseranno, così come la loro vorranno fare, perché non saremo noi i padri a costruire la nuova epoca che verrà. E allora è molto importante che questo progredire, questo passaggio della storia, nuova epoca, eh, Quel 90% di nichilismo passivo saranno travolti dalla storia e loro si troveranno così in una nuova epoca. Cioè ci sarà il problema della consapevolezza o inconsapevolezza di trovarsi in questa. E allora è molto importante che i giovani affrontino questo passaggio estremamente importante in un modo consapevole. E. Eh, le finalità di questi incontri sono quello di creare questa consapevolezza e questa coscienza nei giovani, perché noi, la nuova epoca, siamo di ostacolo. Noi fa, fa, il nostro compito è quello di far sì che questo guado sia più lungo possibile perché noi facciamo parte dei poteri del vecchio modello, degli schemi del vecchio modello e sì. anche delle abitudini. Di quelli che non sono consapevoli perché eh, il conformismo purtroppo ci lega alle vecchie abitudini. Loro trasformeranno questa, si troveranno in questa nuova epoca: la vogliamo chiamare globalizzazione, la vogliamo chiamare antropocene, la vogliamo chiamare epoca digitale, così, però sarà una nuova epoca. E. Mh, questo avverrà. Perfetto. E loro saranno i protagonisti. I veri protagonisti. E, la, e la devono creare. Assolutamente sì, il futuro è nelle loro mani. E allora grazie Nino Di Usagno, grazie a tutti voi ragazzi. A partire da Lorenzo Onorato, Maria Stanchieri, Filippo Di Giacinto, Lorenzo Consorti e Jacopo Rivelli. Mi raccomando, continuate così perché siete forti e quindi siete davvero il futuro, il futuro della nostra società. se insomma il futuro e loro io sono contenta, eh, Speriamo che eh, possano davvero fare qualcosa di molto importante per il bene almeno della città di Teramo. E oh, poi qui, qui adesso apriremo no, un altro non grande discorso perché un, perché un, una, no, un altro grande discorso che sarà il tema del prossimo anno del gruppo dei giovani del prossimo anno, Teramo, la nostra città. Perfetto. E allora ci rivedremo l'anno prossimo. Grazie ragazzi. Grazie a lei. E grazie anche a voi, arrivederci, buon proseguimento di serata su Teleponte